Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy continuamos con el cuarto capítulo del libro Antonio y Cristín. Este capítulo se intitula La familia de Cristín. Si no han visto los vídeos anteriores con los primeros tres capítulos, les dejo el enlace abajo en la cajita de información. Les recuerdo que antes les voy a leer el texto, así que pueden escuchar la pronunciación correcta. Poi vi farò unas domande per verificare che abbiate capito il capitolo e finalmente vi pondré la traduzione per poter capire parole o espressioni nuove. Iniziamo. La famiglia di Christine è composta da tre persone il padre, la madre e Christine. Il padre di Christine si chiama Eric mentre la madre si chiama Susan. Christine non ha né fratelli né sorelle. È figlia unica. La madre di Christine insegna inglese in una scuola privata. Va al lavoro tutti i giorni, tranne il giovedì. Nel tempo libero gioca a tennis e va al cinema con le amiche. Il padre di Christine è giornalista. Lavora a Roma come inviato per un giornale americano. Scrive articoli di politica estera. Per il suo lavoro usa spesso il computer ed il cellulare. Qualche volta va all'estero ed intervista famosi uomini politici. Christine ammira molto suo padre, è molto orgogliosa di lui. Spesso il sabato i signori Smith invitano la famiglia di Antonio a casa loro. Antonio è felice di vedere Christine e di chiacchierare con lei. I genitori di Christine non hanno l'auto. A Roma c'è troppo traffico. E loro preferiscono usare i mezzi pubblici per spostarsi da una parte all'altra della città. Christine, invece, ha un motorino per circolare in città. Lei frequenta la scuola americana e, da grande, vuole diventare giornalista come suo padre. Y ahora les dejo seis preguntas y para cada pregunta les dejo cinco segundos antes de dar la respuesta. Domanda número uno. ¿Cuántos fratelli o sorelle tiene christine christine no ha ni fratelli ni sorelle Es una hija única. Domanda número 2 ¿Qué trabajo hace La mamma di Christine. La mamma di Cristine è un'insegnante di inglese, domanda numero 3: Che lavoro fa il padre? Il padre è giornalista, domanda numero 4. I genitori di Christine. Come si spostano a Roma? Usano i mezzi pubblici. Domanda numero 5: Christine ha l'auto. No, Christine non ha l'auto, ma ha un motorino. Domanda numero 6? Che scuola frequenta Christine? Christine frequenta la scuola americana. E ora seguiamo con la traduzione. Voglio a a leggere il testo e voi a passo a passo. La famiglia di Christine è composta da tre persone: il padre, la madre, Christine. Il padre di Christine si chiama Eric, mentre la madre si chiama Susan. La famiglia di Christine è composta por tre persone: il padre, la madre e Christine. Il padre di Christine si chiama Eric, mentre la madre si chiama Susan. Christine non ha né fratelli né sorelle e figlia unica. Christine ha No tiene ni hermanos ni hermanas. Ella es hija única. La madre de Cristín enseña, en enseña inglés en una escuela privada. Va al trabajo todos los días, tranne el jueves. La madre de Cristín enseña inglés en una escuela privada. Va al trabajo o va a trabajar todos los días, excepto los jueves. Nel tempo libero gioca a tennis e va al cinema con le sue amiche. In suo tempo libero gioca al tennis e va al cine con sus amigas. Il padre di Christine è giornalista. Lavora a Roma come inviato per un giornale americano. Scrive articoli di politica estera. Il padre di Christine è periodista. Trabaja en Roma como corresponsal para un periódico americano escribe artículos de política exterior. Per il su trabajo usa spesso el computer ed el cellulare. qualche volta va all'estero ed intervista famosos uomini políticos. Para su trabajo, a menudo, utiliza o suele utilizar la computadora y el celular. Il a veces va extranjero e intervista a politicos famosos. Christine ammira molto suo padre e è molto orgogliosa di lui. Christine ammira molto suo padre e sta molto orgogliosa di lui. Spesso il sabato i signori Smith invitano la famiglia di Antonio a casa loro. Antonio è felice di vedere Christine. E di chiacchierare con lei Lo signore Smith a menudo lo sabato Invita alla famiglia di Antonio a sua casa E Antonio è felice di avere Christine E charlar con ella. I genitori di Christine non hanno l'auto A Roma c'è troppo traffico E loro preferiscono usare i mezzi pubblici per spostarsi da una parte all'altra della città. Los padres de Christine no tienen coche, en Roma hay demasiado tráfico, y prefieren usar el transporte público para desplazarse de una parte de la ciudad a otra. Christine, invece, ha un motorino per circolare in città. Lei frequenta la scuola americana de grande vuole diventar periodista como su padre. Cristina, en cambio, tiene una motocicleta para circular por la ciudad. Asiste a una escuela estadounidense y cuando sea mayor quiere ser o quiere convertirse en periodista como su padre. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que hayan podido aprender nuevas palabras. Y nos vemos pronto con el siguiente capítulo. ¡Chao!